E a tal proposito, che è successo? Lui è Prevignano, no, questa parte. Buongiorno Presidente. Gigettone. Si ricorda? Ciao Gigetto. Si ricorda cosa aveva detto il 14 di dicembre? Non mi ricordo. Lo ricordiamo noi. Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l'allenatore della nostra squadra primaria. Bravo. Simpatico. Gentile. Capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso gli ho detto: adesso avete il Milan, la Juventus eccetera, se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di gioia. grandi risate. Oh, però, il mio intervento di oggi potrebbe riassumersi in: e quindi e adesso come la mettiamo? No, perché la mettiamo? Ricordiamo ieri il Monza. È stata fatta una promessa. Cosa è successo ieri? Che il Monza ha vinto a Torino in casa della Juventus 2-0. È un avvertimento per il Milan, perché lui dice Milan Juventus, è evidente che questo incentivo aiuta le squadre ad andare forte. Voi immaginate il telefono di Berlusconi, esatto, in questo momento. Il massaggiatore, No, più che altro l'architetto, perché si domanda: come faccio a far entrare un pullman diretto? Perché ora il pullman deve entrare dentro lo spogliatoio. Sì, perché lui ha detto che lo porta. Infatti, secondo me si salva così, dicendo: finché non fate il tunnel, io non posso. Occhio a queste robe, occhio. Oppure fanno come la pubblicità della Gillette con Bobo Vieri, che il pullman entra. Ricordate la storia? C'era a proposito di pubblicità la ragazza: basta, adesso faccio l'amore col primo che capita. Buonasera. Mi è capitato, a me è capitato una volta, appunto, di fare il fermo. Era sempre il modi calcistici. Eravamo 8 a tavola. Se la Lazio vince, pago io. E gol al 94esimo. chi ha preso i crudi di pesce? Io ho preso una pizza. Si capita. Quando sei sicuro che la cosa che stai lanciando, la sparata, non avrà seguito, invece arriva. Invece ci tocca. Hashtag abbiamo detto. Mi piaceva tantissimo. Sboroni. Hai fatto lo sboroni. Adesso mi piace. 342-0000700. Ecco, per esempio, non lanciatevi al pago io, soprattutto se siete in un sushi restaurant, perché lì generalmente, come dire, il prezzo lievita. Arriva Harry Styles nella mattina di Radio DJ, 7:52. Dai, va tutto molto bene.